Salgono i contagi da Covid nelle ultime 24 ore, 31 le vittime, in 7 regioni aumentano i ricoveri. La Sicilia verso il giallo dal 16 agosto, a rischio anche la Sardegna. In merito al Green Pass, una circolare del Ministero dell'Interno chiarisce: gli esercenti potranno controllare l'identità dei clienti. Gli incendi continuano a devastare il territorio italiano. La Sardegna, la Sicilia e la Calabria impegnati a spegnere le fiamme nel Nuorese, nelle Madonie e in Aspromonte. La prefettura di Reggio Calabria ha ottenuto l'intervento dell'esercito per domare i roghi in diverse zone della provincia. All'udienza generale Papa Francesco ricorda padre Olivier Mer, ucciso in Francia lunedì scorso da un uomo con turbe psichiatriche a cui la comunità religiosa aveva dato ospitalità. La catechesi del pontefice è dedicata alla radicale novità della vita cristiana, proseguendo il ciclo di riflessioni sulla lettera di San Paolo ai Galati. Buongiorno dal TG2000, a tutti voi un cordiale ben ritrovati. Allora, apriamo questa edizione facendo il punto sull'emergenza Covid del nostro paese. Contagi in aumento nelle ultime 24 ore, 31 i decessi. Sicilia e Sardegna vanno verso il giallo. Intanto, riguardo al Green Pass, una circolare del Ministero dell'Interno chiarisce: gli esercenti potranno controllare l'identità dei clienti. Tutti gli aggiornamenti da Beatrice Bossi. Tavoli transennati in questo bar della provincia di Milano. Il titolare ha deciso di rinunciare alle sale interne per evitare di controllare il Green Pass ai clienti. Noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto i primi due giorni a usarli anche noi come test per capire quanto realmente è fattibile come regola questo controllo, e ci siamo accorti che facciamo veramente fatica e quindi abbiamo deciso di evitare il servizio al tavolo. A quasi una settimana dall'entrata in vigore del decreto sono ancora molte le perplessità. Il garante della privacy ieri ha autorizzato i ristoratori a verificare la corrispondenza con i documenti d'identità. L'ultima circolare del Ministero dell'Interno ha concesso loro la discrezionalità e dato il via ai controlli a campione con le forze dell'ordine. Sotto osservazione ci sono soprattutto le zone turistiche e della movida, dove i contagi continuano a salire. Oltre 5.000 nell'ultimo bollettino, con 31 vittime. In 7 regioni salgono anche i ricoveri e aumenta il rischio di abbandonare la zona bianca. Sicilia e Sardegna sono nel limbo. L'ingresso in zona gialla potrebbe arrivare anche prima della fine del mese. Per uscire dalla crisi bisogna far correre la campagna di vaccinazione. Sono quasi 35 milioni gli italiani immunizzati, il 65% della platea. L'obiettivo immunità di gregge è sempre più vicino. Non facile, che è pieno ovviamente di una scala di grigi, nel senso che non è tutto sì o no, nel senso ci sono dei risultati, per esempio da parte del vaccino, in cui c'è una protezione ottima ma magari non assoluta. Allora, laddove allorquando c'è un'infezione in un vaccinato, va giustamente interpretata come non necessariamente come un fallimento, ma magari questa vaccinazione ha fatto sì che il soggetto non si ammalasse gravemente. Le potrei far vedere la narrativa dei contagi di chi c'è adesso in ospedale da me: sono per il 92-93% non vaccinati. Ci sono dei vaccinati molto anziani con patologie molto importanti, purtroppo, in cui comunque l'impressione è che la malattia abbia un decorso anche soltanto leggermente migliore, e questo potrebbe valerli così, salvargli la vita, insomma, in questo senso. Quindi tutto va preso un po', diciamo, bisogna saper riconoscere la parte mezza piena del bicchiere, che quella c'è, insomma. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, ritiene che a partire dall'autunno sarà necessario vaccinare contro il Covid anche i più piccoli di età inferiore ai 12 anni. Da inizio pandemia, ha sottolineato l'esperto, in Italia sono morti 28 pazienti di età pediatrica. E in Gran Bretagna frena l'impatto della variante Delta sui contagi grazie alla vaccinazione, che ha superato il record di copertura con doppia dose nel 75% della popolazione over 18, dell'89% invece con la prima dose. Mete che per il ministro della Sanità rappresentano delle pietre miliari nella lotta al Covid.
Mentre in Israele sono stati registrati ieri oltre 6.000 contagi, il dato peggiore dal febbraio scorso, circa 400 i casi più gravi e le autorità sanitarie sono in allarme. Ci riferisce Antonio Soviero. Nonostante a inizio mese sia partita la campagna per la terza dose di vaccino per gli over 60 e i soggetti più fragili, Israele fa i conti con la quarta ondata di contagi da coronavirus. 6.000 casi in 24 ore, un mese fa erano qualche decina. In pochi giorni il tasso di positività è salito al 4,84%, il più alto da marzo. Si tratta di infezioni causate soprattutto dalla variante Delta, cosa che ha spinto il governo a fare marcia indietro con nuove chiusure e blocchi dopo le riaperture generalizzate dei mesi scorsi. Mascherine e Green Pass per entrare in bar, ristoranti, palestre, hotel, cinema e tutti gli eventi al chiuso, ma anche all'aperto in caso di raduni con oltre 100 persone. Unica eccezione per i luoghi di culto, ma con capienza limitata. Per avere il Green Pass, oltre al vaccino, sarà possibile anche fare soltanto un test, ma a proprie spese e non più a carico della sanità pubblica. Colpisce la nuova ondata di contagi in Israele, il paese che per primo al mondo ha attuato la vaccinazione di massa. Oltre alle nuove infezioni, cresce anche il numero di casi gravi e ricoveri. Tuttavia gli esperti israeliani tranquillizzano. Nonostante i vaccinati vengano contagiati, la probabilità che sviluppino una forma grave della malattia è parecchio ridotta rispetto a chi non è vaccinato, soprattutto per gli over 60. Restiamo all'estero, in Afghanistan, con l'avanzata dei talebani. Dopo la conquista di Faizabad sono ormai 9 i capoluoghi assoggettati. Il mullah Muhammad Yaqob, figlio maggiore del fondatore dei talebani afghani, mullah Omar, in un messaggio audio ha esortato i miliziani a rispettare le case e le proprietà nelle città occupate e a concentrarsi invece a combattere sulla linea del fronte, garantendo così la sicurezza dei residenti. Brucia l'Algeria, colpita dagli incendi, almeno 42 persone hanno perso la vita, tra questi 25 sono militari. I roghi hanno devastato il nord del paese, in particolare la Kabilia. Le autorità parlano di fiamme di origine criminale, alimentate dall'ondata di caldo. E gli incendi continuano a devastare anche il territorio italiano, soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria. La prefettura di Reggio Calabria ha ottenuto l'intervento dell'esercito per domare i roghi in diverse zone della provincia. Una drammatica piaga, specialmente per gli allevatori. Sentiamo Silvia De Santis. Fiamme altissime, fuori controllo, arrivate fin dentro le case, animali arsi vivi, i comuni della montagna isolati per ore. Nelle Madonie, in Sicilia, la notte di San Lorenzo appena trascorsa non è stata quella delle stelle cadenti, ma dei roghi e del terrore. Ettari di pascolo e vegetazione divorati dal fuoco, boschi e macchia mediterranea distrutti. Qui, a Petralia Soprana, il fuoco ha lambito Villa Sgadari. L'Italia, avvolta nel caldo dell'anticiclone Lucifero, continua a bruciare. Per tutta la notte, vigili del fuoco, forestali, protezione civile hanno lavorato senza sosta. Tra Sicilia e Calabria si contano 300 interventi in meno di 12 ore. Dall'alba, 7 Canadair sono in volo nelle province di Messina, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dove la prefettura ha richiesto l'intervento dell'esercito, mentre in Sicilia, atteso oggi, il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Incontro del ministro Patuanelli con l'ANCI Sicilia, che ha convocato i sindaci dei territori più fortemente colpiti dall'attuale emergenza incendi, per proporre non soltanto rimedi all'attuale emergenza con rafforzamento degli interventi volti a spegnere gli incendi, ma anche al tempo stesso di avviare finalmente una logica programmatoria rispetto alla tutela del territorio, che è anche tutela della produzione e dei produttori. Intanto il santuario di Polsi in Aspromonte è quasi isolato. Le fiamme hanno bloccato la strada principale e i fedeli sono costretti a tornare indietro. E non c'è tregua neppure per la Sardegna flagellata dalle fiamme. Qui siamo nelle campagne di Borore, nel Nuorese. Ormai tutto bruciato. Abbiamo perso tutto. Trasformare l'Europa nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Questa è la priorità indicata dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista su Avvenire e La Croix. Rilanciato l'impegno della Commissione contro il riscaldamento globale con una strategia verde socialmente equa.
E proprio sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze irreversibili per il pianeta, peraltro oggetto del recente rapporto delle Nazioni Unite, interviene il geologo Mario Tozzi con un appello: fermate subito l'estrazione di idrocarburi. Sentiamo. Il rapporto dice che alcune conseguenze sono già irreversibili, per esempio l'innalzamento del livello dei mari, e che altre lo diventeranno se non si fanno azioni serie in poco tempo, ma qui nessuno fa azioni serie, perché le azioni serie sarebbero da questo momento far cessare ogni tipo di sovvenzionamento pubblico a chi ricerca, estrae, raffina e usa i combustibili fossili, perché se no non usciamo da questa cosa qui. Cioè va colpita la lobby petrocarboniera duramente, non dandogli più possibilità di aumentare introiti. Invece quello che succede è che le compagnie petrolifere in questo periodo continuano ad aumentare le loro proposizioni per gli anni futuri, come a dire che vogliono estrarre ancora idrocarburi, che significa volerli ancora bruciare. Allora, se tu non levi i sovvenzionamenti pubblici a questi qui, che sono i veri responsabili dell'inquinamento, non è che andiamo da nessun'altra parte, e in più gli devi impedire di cercare altri pozzi. 4 incidenti sul lavoro, 2 mortali nella giornata di ieri, i decessi in Piemonte e in provincia di Bergamo. 2 lavoratori hanno riportato gravi ferite. Il servizio di Silvia Ciuffolini. Non si ferma la drammatica conta dei morti sul lavoro. Solo nelle ultime 24 ore si aggiungono altre 2 vittime. Un operaio di 36 anni di origini indiane ieri ha perso la vita a San Paolo d'Argonne, in provincia di Bergamo, dopo essere precipitato da un'altezza di 8 metri durante le operazioni di rimozione dell'amianto nella fonderia Tora Casting. Ad Asti, un tecnico di 56 anni è deceduto dopo essere rimasto ustionato sul 70% del corpo a seguito di un'esplosione mentre stava riparando un frigorifero in un negozio della città. Un elenco che sembra non finire mai. Il giorno prima, in Valtellina, un giovane guardiacaccia che aveva da poco intrapreso la sua carriera professionale è caduto in un dirupo dopo essere scivolato in un'area fangosa. A San Giovanni Rotondo, vicino Foggia, un operaio di 47 anni è morto in un cantiere edile schiacciato da una lastra di calcestruzzo. E i dati INAIL purtroppo confermano questa scia negativa. Gli infortuni sul lavoro con esito mortale nei primi 6 mesi dell'anno sono cresciuti dell'11,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. È necessario un impegno forte e deciso di tutti per realizzare un vero e proprio patto per la sicurezza tra istituzioni e parti sociali. Non mi stancherò mai di ribadire che la prevenzione è sempre l'arma vincente e che le norme da sole, senza una vera cultura della sicurezza, non bastano. Oggi, mercoledì, all'udienza generale, Papa Francesco ha ricordato padre Olivier Mer, ucciso in Francia lunedì scorso da un uomo con turbe psichiatriche a cui la comunità religiosa aveva dato ospitalità. La catechesi del pontefice è stata dedicata alla radicale novità della vita cristiana. Ci racconta tutto Paolo Fucili. È più importante l'incontro con Gesù che i comandamenti della legge. Anche Paolo li osservava tutti, però insegna ai Galati che chi si lascia guidare dallo Spirito non è più sotto la legge. Ma padre, una cosa, questo vuol dire che se io prego il credo non devo osservare i comandamenti? No. Udienza del mercoledì, Francesco riflette sulla domanda che già inquietava i primi cristiani: osservare o no tutte le norme della legge mosaica, che pure a quel tempo fu un dono prezioso, dice il Papa, per il popolo ebraico. Perché? Perché lì in quel tempo c'era il paganesimo dappertutto, l'idolatria dappertutto. E le condotte umane che derivano dall'idolatria. La legge, però, spiega ancora Francesco, non dà la vita, e sebbene ci fossero anche fra i primi cristiani i nostalgici che volevano tornare indietro, è l'incontro con Cristo, il compimento della promessa di Dio al popolo ebraico. I comandamenti, allora, che sono dei pedagogi che ti portano all'incontro con Gesù. Ma se tu lasci di parte l'incontro con Gesù e vuoi tornare a dare l'importanza più grande ai comandamenti, questo era il problema di questi missionari fondamentalisti che si sono mischiati fra i Galati per disorientarli. È la fede in Gesù, insomma, che porta a compimento la legge secondo il comandamento dell'amore, conclude Francesco. Infine saluta i francesi e ricorda il Monfortano, padre Olivier Mer, ucciso lunedì da uno squilibrato. Vi assicuro la mia partecipazione e la mia vicinanza spirituale.
Era l'ultimo servizio di questa edizione, vi ricordo l'appuntamento di stasera, Italia in preghiera su TV 2000 e su InBlu dalla Basilica di San Giorgio fuori le mura di Ferrara. Bene cari amici, è tutto, allora vi ricordo anche l'appuntamento con la prossima edizione del TG 2000, il Flash alle 15:15. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci.